110, mi servono 110 celle Orokin e io ne ho 13. Ma siccome ho il booster, non posso fare la doppia energia perché ancora non ho messo una forma sul signor Revenant. E siccome devo mettere la forma sul Revenant, la mettiamo adesso. La mettiamo adesso e mettiamo una bella V. Mettiamo una bella V. Apply. Mi devo ricordare le mob che ho messo. Che sta succedendo in questa mappa? Io già mi muovo in maniera strana e starete vomitando, me ne rendo conto. Questo qui è un gioco dove la velocità è tutto, e io devo essere veloce. Lo diceva anche la mia ragazza. Sii più lento, Marco. Sii più lento. No, non posso. Io devo essere veloce. E allora che mi ha lasciato? Lo so che già mi siete venuto per il culo, ma sto scherzando. Non ho mai avuto una ragazza. Quindi non può avermi detto queste cose. Oh, probabilità di celle oro in doppia. Eccola qui. L'ho chiamata. Che arma è il Tiberon? Quattro celle oro, signori. Do it in solo game. Chi sono questi professori? Dello 18, allora. C'è stata una volta in cui ho preso 12 celle Orokin in tutta la mappa. Quindi perché dovrei andare direttamente dal boss, ucciderle e uscire? Quando posso prenderne il doppio di celle? Non ha senso. Perché dovrei accontentarmi di 4 celle Orokin quando posso avere 8, 12, 14? Non ha senso. Dici sì, il modo più veloce è fare i due boss e basta. Ma io già ho tutta la mappa, ne posso tenere anche 3 volte tanto le celle Orokin. Altre celle oro. Qua ce n'è altre celle oro. Straight to the Grenier. Sei morto, Vor. Sei mo cosa stai dicendo? Sei morto. Perché le celle oro qui non sono mai abbastanza. Mai. Ogni arma e Warframe Prime che rilasciano in continuazione. Celle oro. Volete fare colazione? Celle oro. Non sapete cosa regalare alla vostra ragazza? C'è le Orokin! Servono a tutto! Certo. Magari fate in modo che la vostra ragazza riceva la cella Orokin mentre voi non ci siete. Semplice precauzione, non si sa mai. Potrebbe incazzarsi. Io sarei felicissimo, ovviamente, se mi regalassero delle celle Orokin, ma le ragazze sono strane. Vuoi dire i gioielli? Nenelli, ma che ci faccio? La mia bella cella Orokin. Allora, la cosa che voglio più in assoluto in questo momento non sei tu, è lui. Lo Smoking Body Ephemera. E vuole 1 milione di crediti. I'm falling. Abbiamo chi non lo fatto sapesse, chi non lo sapesse ancora, adesso se mettete almeno una forma sul frame, potete mettere due colori all'energia. Chiaramente si vedrà meglio l'energia primaria e un po' meno l'energia secondaria, però più che altro serve per rendere più pallido, mettiamola così, il colore di base, perché qualunque colore voi mettiate come secondo non fa altro che cambiare leggermente il colore. Ma è un pesce con le eliche che girano. Sì. Che figo! Si chiama Ai Ai! Non hai mai pescato? Perché si fa male? Ma che cazzo? Perché si chiama Un pesce con le ali. Ai ai, oddio, uccidimi. Ai Ai? Il chiaramonte è più simile al gambero. Sai cos'è più simile al gambero, Gianjalf?
il gambero. Ragazzuoli, facciamo un patto. Facciamo un patto. Se riesco ad arrivare, se riusciamo tutti insieme, perché alla fine è un impegno comune, non è soltanto mio, a 300 follower, prima che parto, perché l'8 maggio parto per Milano, faccio una live con il cosplay di Spyro addosso. Ma che cazzo? Ah, ok. Pensavo vestito da donna, già stavo chiamando Ambra per prestarti i vestiti e il trucco. Ah, non è che stavi chiamando Ambra per dirgli Marco è impazzito? No, no, ti presta il trucco. Istigazione alla violenza. Caproia. Quanto è figo Drake che abbraccia il platino, raga, quanto è figo. Perché nessuno poi lo vede? E non conosco i termini musicali, ragazzi. Se la prende tutta è un già, già è tanto che so parlare, so dire ciao raga. Ciao Draghi, come state oggi? Tutto bene? Tutto a posto, tutto a posto. Io sono Ethereum e vi chiamo Draghi perché fa figo. E perché voi siete i miei draghi. Un po' come Daenerys, no? Ma io sono più brutto di lei. Esatto. Anch'io ho il sangue di drago. Ma soprattutto non credo tu ti trombi Aquaman. No? È Aquaman che si lascia trombare da me. È diverso. Il mio corpo è un tempio di bacon. Non ci credo. Ciao. Tutti a prendere Ash. Non ci credo. Moe Shop. Lo shop dei Moe. Ciao Nitan, taschete. No, taschete kudasai. Quel Moe. Il mio scopo è farvi ridere. Farvi ridere e intrattenervi anche soltanto 5 minuti. Solo 5 vedrai delle battute di Ethereum, ti innamorerai. Forza Sarin. Bella Sarin, bella zio, bella Draghi. Dovrei fare un bel video in cui vado in piazza a Messina a urlare bella Draghi mentre mi registro. Al Duomo magari. Madonna mia, amici, sono i turisti. Mi sparano. Lo faccio per voi Draghi. Mi faccio arrestare per voi, Draghi. Deficiente di 29 anni, sta sul suo campanile a urlare bella Draghi per il suo pubblico di 10 persone. LOL. È vicino a Giove. Sta arrivando un Fomorion. Sta arrivando? Eh sì, manca poco ormai. Oh! Sì! Oh! Vedi, la dovevo mettere io. Ma vaffancuore, va. Ho finito un set di Sarin, me lo posso vendere anche per io. Però devo craftarla io. Ragazzuoli. Raghi, anzi, che ragazzuoli. I ragazzi sono nelle alt live. Qua ci sono soltanto draghi che guardano. Vi ringrazio per avermi seguito in questo tour de force su Warframe. Noi ci rivediamo probabilmente domani. Perché voglio finire Sekiro, ragazzi. Tutti questi l'hanno già finito, l'hanno già masterato 600 volte, non l'ho ancora finito. Perché mi scoccio, lo voglio giocare con voi in live. Mi scoccio, veramente. Per cui ci vediamo probabilmente domani, altrimenti, come sempre, mercoledì dalle 15 su Warframe. Ciao!